Tartufo, crostacei ed altre bontà in Natale in tavola ma senza sprechi. Regalare un cucciolo a Natale, sì o no? Ad Artigiano in Fiera, il mercatino di Natale. Parecchi acquisti sotto Natale? Abbastanza. I costi più o meno? Per quanto riguarda il nero pregiato siamo intorno ai 1500 al chilo e per quanto riguarda il bianco intorno ai 4500. In generale si punta alla qualità, a Natale magari un po' di più. I prezzi come sono? Alti? Veramente non li abbiamo guardati. Il cibo a Natale gli italiani non badano a spese. Secondo il Codacons, infatti, quest'anno si spenderà in media il 3% in più rispetto allo scorso anno. Gli ingredienti di alta qualità non sono necessariamente legati al prezzo. Io sono certa quando vado dal mio macellaio o dal mio fruttivendolo che lui mi dà la roba, mi dà veramente la roba migliore, perché chiaramente essendo un cliente sempre, conoscendoci, avendo stabilito un rapporto di fiducia, mi fido di quello che mi danno, so che mi danno il prodotto migliore. L'altro consiglio che io do in generale è non avere fretta. Puoi prendere la paranza, che costa poco, ma è piccola e saporita, e quindi in realtà puoi mettere acqua con tutti gli odori e la paranza. Lo fai cuocere a bagnomaria per tante ore, poi lo passi al setaccio e usi quel brodo per fare il risotto. Per il cenone della vigilia il re della tavola resta il pesce. Che cosa ordinano di più? Beh, di solito frutti di mare, orate, spigole, gamberoni, queste cose qui. Mentre per il pranzo di Natale la tradizione regionale porta in tavola cibi diversi, dal tacchino ripieno all'abbacchio con patate, dal maialino da latte al cappone. Va bene il cappone, ma anche semplicemente fatto in brodo, per esempio, e poi magari utilizzare la carne per una bella insalata. E la tradizione, con qualche tocco di classe, per Natale la portano in tavola anche gli chef stellati. Cristina Bauerman, una stella Michelin al Glass Osteria di Roma, ci svela in anteprima il suo menù delle feste in famiglia. Avremo tutta una serie di antipasti, dal burro alici che non può mancare, poi il salmone affumicato ovviamente, sarà tutto a base di pesce, avremo anche del crudo perché sarò in Puglia, quindi ovviamente non può mancare. Tutte le varie bruschette che si fanno tipiche del sud, anche ora con i carciofi per esempio, quindi farò dei carciofi alla romana, li faccio a crema. Per primo generalmente si fanno gli spaghetti con le vongole o cose di questo genere, invece io ho chiesto di fare delle linguine che preparo con il miso e la sarda affumicata, perché già che siamo in tema di sardine. Mentre il giorno dopo ovviamente bisogna fare il brodo. Il brodo di cappone è il preferito, però devo dirti che il brodo di gallina, quello buono, è veramente buono. Qualche dritta per fare un po' di scenografia in tavola il 24 e il 25? Innanzitutto colori. Questo per certo, cioè basta anche una foglia di insalata magari sotto, sul piatto di portata, per dare un po' di colore, e soprattutto riempite i piatti poco, ma questo per una serie di ragioni. Innanzitutto perché esteticamente chiaramente sono più belli, perché avendo lo spazio bianco intorno, quindi chiaramente l'occhio si focalizza molto di più su quello che noi stiamo servendo, e secondo luogo perché non dobbiamo mangiare così tanto. Cerchiamo di cucinare quello che è necessario, e tra l'altro poi io dico sempre che è molto bello quando si finisce l'ultimo boccone, se ne vorrebbe dell'altro e non c'è più, perché poi alla fine magari ci spinge anche durante l'anno a fare un Natale. Secondo luogo io dico non sentiamoci in colpa, perché succede una volta l'anno e quindi è anche giusto che noi ricompensiamo le nostre fatiche, il nostro lavoro fatto per 362 giorni l'anno, con un momento di relax in cui dobbiamo veramente, farci un regalo, quindi non sentiamoci in colpa per questo. Per quanto riguarda invece gli sprechi, no, su quello sono assolutamente contro, quindi qualsiasi cosa, come diceva sempre mia nonna, può essere riciclata. Un cucciolo sotto l'albero, quanti hanno pensato di regalare a Natale ai propri bambini o alla fidanzata un cane, un gatto, magari un criceto, un coniglietto? Purtroppo i cuccioli regalati a Natale non sempre fanno una bella fine. Sono tantissimi gli animali che finiscono per essere abbandonati dopo poche settimane, vittime inconsapevoli di una tradizione sulla quale evidentemente non si riflette abbastanza. Affidare un animale non significa fare un bel regalo a Natale, significa aprire all'animale la porta di una casa accogliente, dare beneficio a chi accoglie questo animale, ma essere sicuri che tutto questo è per sempre, altrimenti si fa una cosa che non fa bene né agli animali né alle persone.
Il fatto è che le adozioni di animali domestici dovrebbero essere sempre consapevoli e responsabili. Prendersi cura di un cucciolo è qualcosa che dura per sempre. Non si può pensare di farlo per il primo periodo di euforia post-natalizia per poi cambiare idea. Le adozioni da parte di tutte le associazioni, credo, ma parlo adesso per la mia, vengono effettuate sulla base di tanti controlli e molto spesso questi controlli sono anche forse sfiancanti per chi vuole un cane, però l'esperienza ci dice che essendo proprio una scelta ponderata e molto spesso le persone la fanno sull'impeto del momento e Natale è l'impeto del momento per eccellenza, diciamo che le persone finiscono con non sapere che cos'è un cane e nel momento in cui ce l'hanno si rendono conto che non è un giocattolino, che un cane mangia, che un cane dorme, che un cane fa i bisogni, che un cane ha bisogno di attenzioni e quindi tutto questo porta a coloro che pensano che sia soltanto la gioia del momento a ritrovarsi dopo 2, 3 mesi, 4, 5, quanti possono resistere, ad avere un essere accanto che non è quello che loro volevano. Purtroppo spesso sono proprio i bambini a ricevere dei cuccioli come regalo di Natale, ma è altamente probabile che dopo un po' la novità passi in secondo piano, per non parlare degli adulti convinti di desiderare un cane per poi rendersi conto dopo poco tempo dell'impegno che comporta. Non regalare se non si è più che sicuri, questa è un'accortezza necessaria. Se si vuole regalare un animale, si comincia da prima, si porta il bambino o la persona destinataria al canile dove si sceglie l'animale, le due persone si annusano, la persona annusa l'animale e viceversa, si piacciono, si capiscono. Sono scelte di vita. La storia si ripete anno dopo anno con piccoli di tutte le specie che a Natale sono regali meravigliosi, ma si ritrovano ad essere grandi e bisognosi di cure in estate, quando irrimediabilmente il numero di abbandoni cresce vertiginosamente. E in Germania, per esempio, c'è chi dalle parole è passato ai fatti, stabilendo un divieto temporaneo di nuove adozioni, decisione drastica che mira a tagliare qualsiasi progetto di regalare un animale come regalo di Natale. Regalare o adottare un cane a Natale? Dipende da chi regala o adotta un cane. Non me la sento di generalizzare, nel senso che molte persone magari... fanno questa scelta già da tempo e poi si ritrovano a Natale a concretizzarla, quindi sì, il problema è sempre lo stesso. Va assolutamente ponderato la scelta perché viene fatta e chi la sta facendo. Quindi in realtà regalare un cane a Natale dipende dalla persona che lo vuole, il cane a Natale. Per concludere, un cane per la vita non è solo un regalo, recita uno slogan coniato 40 anni fa dall'associazione irlandese Dog Trust, che ogni anno torna a ripetere a tutti gli amanti degli animali: non regalate un cane a Natale. Luci cangianti, decorazioni realizzate con materiali di ogni genere, dolci a base di ricette che si tramandano di padre in figlio. Tutto rigorosamente fatto a mano, a mostrare il meglio che l'artigianalità sa esprimere. Un grande mercatino di Natale, fra nuove tendenze e intramontabile tradizione, andato in scena da Artigiano in Fiera, la più importante manifestazione delle arti e dei mestieri che ogni anno si svolge a Milano. Quelli che vedete qui esposti sono delle palline natalizie decorate con della pittura per vetro. Ci sono degli oggettini, dei bellissimi alberelli di Natale fatti con la murrina veneziana e diciamo per l'occasione abbiamo portato anche un po' di oggettistica Tiffany, che è la stessa tecnica che viene utilizzata per realizzare le vetrate artistiche. Il regalo più originale che abbiamo, secondo me, ed è una novità quest'anno, è questa bellissima ghirlanda da mettere davanti alla porta in segno di fortuna per il Natale che verrà. Anche questa è stata realizzata tutta in vetro. Sicuramente un pezzo unico, preferiamo non farne tante di pezzi anche per dare l'originalità, insomma, al cliente che l'acquista, che sia un pezzo unico e artigianale al 100%. Anche l'enogastronomia parla di artigianalità e protagonista sulle tavole delle feste, come sempre, il torrone. Noi facciamo un torrone che è unico al mondo, infatti noi diciamo che il nostro torrone, non lo diciamo noi, lo dicono gli altri, è il torrone più buono del mondo. È un torrone fatto di solo miele, con tanta frutta secca selezionata e albume d'uovo, senza zuccheri aggiunti di nessun tipo.
È per questo che il nostro torrone è tanto ricercato. Ogni anno facciamo qualcosa di nuovo. Per questo Natale stiamo presentando un liquore di torrone fatto con la pasta del torrone e un croccastagno, che è un croccante fatto con lo zucchero, però con l'aggiunta di miele di castagno, fatto con granella di mandorle, di noci e di nocciole, che è una cosa squisitissima. E Artigiani in Fiera è un'occasione anche per scoprire le decorazioni di altri paesi. Tutto fatto a mano, campanello, composizione, tutto per Natale. L'arte del saper fare, dunque, parla un linguaggio universale che unisce, soprattutto a Natale. Vigili del fuoco, debuttano gli erogatori. Energie per Napoli, Kuwait e Unipartenope insieme per l'innovazione sostenibile. Trieste, arrivano le opere di Escher. Gli erogatori di Brianza Acque debuttano anche al comando dei Vigili del Fuoco di Monza. Con l'iniziativa Più Acqua per Tutti, l'azienda pubblica dell'idrico Brianzolo ha portato con i suoi dispenser l'acqua di rete a chilometro zero. Acqua buona, un'acqua di qualità, un'acqua gestita da un'azienda totalmente pubblica che ne cura le analisi in maniera meticolosa e quindi promuoviamo l'uso consapevole di questa risorsa. Un servizio fornito gratuitamente da parte di Brianza Acque con i soli costi della materia destinati ai beneficiari. Noi in provincia di Monza e Brianza abbiamo un costo medio che si aggira sul 1 euro e 29 al metro cubo, un metro cubo sono 1000 litri, quindi un prezzo assolutamente concorrenziale, soprattutto se rapportato al prezzo medio italiano che supera i 2 euro, costo che è tra i più bassi d'Italia. Grande apprezzamento da parte dei pompieri monzesi, il cui erogatore d'acqua permette di risparmiare una quarantina di bottiglie al giorno nel solo periodo invernale. L'auspicio è poter attivare lo stesso tipo di fornitura su tutti i nostri distaccamenti permanenti e volontari del comando di Monza e Brianza, che tra l'altro sta nascendo in questo periodo, e quindi quale miglior inizio se non anche con un'installazione di questi impianti ad uso del nostro personale. Tante le richieste anche per vedere in futuro sempre più erogatori sul territorio. Un uso anche ad esempio dei condomini, nei condomini che nella nostra provincia ve ne sono tanti di dimensioni ragguardevoli, favorire, incentivare la posa di questi erogatori. Un notevole beneficio economico ed un aiuto per l'ambiente. Con le iniziative di Brianza Acque in 5 anni sono stati infatti eliminati ben 18 milioni di bottigliette in plastica da 1,5 litri, con un risparmio economico di 900.000 euro all'anno per i brianzoli. Diamo il nostro contributo per rendere provincia di Monza e Brianza più green possibile. Si è conclusa la fase finale del concorso di idee Energie per Napoli, promosso da Kuwait e Università Partenope con la collaborazione di ADN Kronos e il partenariato della Confcommercio di Napoli, tenutasi presso il Palazzo Pacanoschi del capoluogo campano. Ad aggiudicarsi le borse di studio, 500 euro per ciascun componente di un gruppo, 4 per ciascuna squadra, 3 dei 10 team che hanno presentato idee all'insegna della sostenibilità per Napoli nei campi dell'energia, del turismo e dei trasporti. Ex aequo per i 3 vincitori. Questi i progetti. Eco Park, restituire prestigio alla villa comunale e al parco virgiliano, creando un punto d'attrazione per i turisti verso Posillipo, offrendo un'alternativa sostenibile per arrivarci. Enjoy Your Energy. Pavimento intelligente che produce energia elettrica da utilizzare per le strutture delle stazioni di trasporto pubblico. Namotiv, apecar elettriche per un turismo sostenibile con annesso InfoPoint digitale.
idee all'insegna dell'innovazione. Kuwait ha nel suo DNA l'innovazione e quindi promuove e cerca di valorizzare tutti i progetti che abbiano nell'innovazione e in una visione futura del territorio il loro tratto distintivo. Napoli è la casa di Kuwait da 80 anni oramai e ha vissuto con questa comunità tanto sviluppo e ha dato tanto al territorio e dal territorio ha ricevuto tanto. Noi crediamo che saremo ancora protagonisti e daremo ancora tante opportunità di percorsi tecnico-scientifici, di professionalità all'interno di questo territorio e quindi noi crediamo che Kuwait e Napoli siano un tandem vincente anche per il futuro. La connessione tra imprese e università sempre più centrale nella definizione del futuro universo dell'economia. Una palestra per potersi cominciare ad allenare su quello che è il futuro, perché è molto importante che in questo momento loro si basino esclusivamente sulle loro forze, sulle loro idee, per poter trovare una collocazione poi sul mondo del lavoro. Apprendere quindi un percorso che porti gli studenti ad avere la piena consapevolezza delle proprie opportunità nel mondo del lavoro. Questo tra gli obiettivi della terza missione negli Atenei. Per un'università come la nostra è una priorità tentare non soltanto di diffondere una cultura dell'imprenditorialità all'interno dei nostri corsi di studio, ma è ancora più importante la relazione con l'esterno, col mondo delle imprese, sia per gli studenti che vedono nelle imprese un soggetto ipotetico, diciamo, di loro sbocco della loro carriera post laurea, ma sia anche come occasione di stimolo e di diffusione e contaminazione di conoscenze che possono essere utili a loro per creare impresa. La città di Napoli, essenziale nell'economia italiana e del Mediterraneo, sempre più puntata in direzione delle nuove frontiere dell'innovazione. Dall'energia, ai trasporti, agli alberghi, tutti fanno parte del mondo di Confcommercio, quindi siamo non interessati di più sull'argomento perché siamo sicuri che con questi giovani, con le loro energie e anche con queste, diciamo, idee innovative, diciamo, e anche geniali, noi sicuramente avremo dei valori aggiunti che dobbiamo sviluppare e portare avanti. L'artista olandese surrealista e espressionista Escher arriva a Trieste grazie alla collaborazione tra il Comune di Trieste, Artemisia e Generali Valore Cultura. La mostra in cui sono esposte le sue opere è stata inaugurata e rimarrà aperta al pubblico fino al 7 giugno 2020. All'interno del Salone degli Incanti in Riva Nazario Sauro sono raccolte circa 200 opere e lavori più rappresentativi divisi in 8 sezioni, che hanno reso Escher celebre in tutto il mondo, ripercorrendo le tappe principali della stagione artistica del grafico olandese. Noi siamo convinti che l'arte e la cultura sia un motore di crescita dei territori. Lo siamo convinti perché in Italia l'arte e la cultura fanno parte del nostro DNA e lo siamo convinti quando portiamo avanti il progetto Generali Valore Cultura. Da parte nostra vogliamo rendere accessibile l'arte e la cultura a un pubblico sempre più vasto e occupandoci in questo caso dei giovani e delle scuole con due iniziative in particolare. La prima è la giornata del 22 gennaio, apriremo la mostra alle scuole e agli insegnanti e poi con degli appuntamenti che si terranno a Palazzo Berlam, che sarà aperto per la prima volta alla cittadinanza, sui racconti dell'arte. Un curatore, Sergio Gardi, racconterà e spiegherà Escher ai ragazzi, alle scuole, alle famiglie, proprio per rendere l'arte più accessibile ai giovani. Con Generali lavoriamo insieme gomito a gomito ormai da 3-4 anni col progetto Valore Cultura, accomunati dall'idea che la cultura debba sempre più essere per tutti e aperta a tutti. E quindi facciamo un grande lavoro serrato che prevede che alle mostre ci siano giornate gratuite o che le audioguide vengano date gratuitamente o che ci siano laboratori didattici gratuiti per i bambini. Tutto questo grazie alla generosità di Generali. Ricerca e innovazione, con un occhio attento alla parità di genere, è la carta vincente di Milano Bicocca che spalanca le porte sul futuro inaugurando l'anno accademico 2019-2020 con la nuova rettrice Giovanna Iannantuoni.
Milano Bicocca è molto forte nella ricerca di base, nelle infrastrutture, e proprio oggi lancerò le due infrastrutture pesanti che abbiamo, e cioè una costruzione che è mista a aule tecnologiche ma anche residenziali per gli studenti, ed un'altra invece che sono infrastrutture di ricerca dedicate allo studio dei cambiamenti climatici e delle nuove energie, quindi davvero un laboratorio del futuro. Polo di riferimento per ricercatori e studenti, non solo di Milano, l'Ateneo punta anche sulla parità di genere, tema affrontato dalla professoressa emerita di Princeton, Anne-Marie Slaughter, ospite d'eccezione della giornata. La parità di genere è un tema molto importante, oggi Anne-Marie ne parlerà, proprio perché è una donna che ha avuto tre ruoli da leader, accademico, politico e ora in questo think tank, e quindi è davvero riuscita ad andare oltre quel soffitto di cristallo che in Italia noi ben conosciamo. Credo che non dobbiamo chiedere alle donne di scegliere tra la carriera e la famiglia. Per Anna Antuoni è il primo anno accademico da rettrice. Sono molto emozionata e sono davvero pronta a lanciare le mie idee, dove alla visione deve legarsi la praticità, e noi donne in queste siamo molto brave, quindi a rendere questi sogni possibili. Un augurio a tutti, alla comunità Bicocca, ma anche al nostro paese, che sia un anno di scienza, di libertà e di cultura.